Nella precedente lezione abbiamo creato la procedura di invio della mail di attivazione. In questa lezione creeremo la pagina attivazione.php che gestirà la conferma dell'attivazione e modificheremo il metodo login per consentire il login solo agli utenti che hanno confermato la registrazione. Come prima cosa modifichiamo il metodo login. Dobbiamo semplicemente controllare che il campo attivato non sia uguale a 0. Quindi facciamo un if. Se il campo attivato è uguale a 0, solleviamo una eccezione. Login non consentito. Perfetto. Adesso creiamo la pagina attivazione.php. La procedura della pagina attivazione.php è semplice. Recuperiamo i valori dei parametri id e token della query string ed effettuiamo una query al database per cercare un utente con quella coppia id e token nella tabella utenti. Se troviamo corrispondenza, modifichiamo il campo attivato assegnando il valore 1. Come prima cosa andiamo a controllare la presenza dei parametri id e token. Se non è presente il parametro id, oppure non è presente il parametro token, reindirizziamo alla pagina index.php. Altrimenti invochiamo il metodo che andrà a controllare la corrispondenza di id e token. Chiamiamo il metodo conferma registrazione passando l'id e il token. Il metodo restituirà true se troverà corrispondenza, false altrimenti. Quindi facciamo un if. Se è uguale a false, reindirizziamo alla pagina index.php, altrimenti facciamo un echo. Conferma registrazione avvenuta, effettua il login. Perfetto, andiamo in AutoHSys e creiamo il metodo conferma registrazione. È ovvio che stiamo infrangendo il principio della singola responsabilità per una classe. Cioè stiamo dando tutta la responsabilità della nostra applicazione ad una singola classe e questo è sbagliato. Però per il momento ci interessa mettere insieme tutta la procedura completa del nostro sistema. Facciamo un try catch. Creiamo la query. Definiamo i placeholder id e token. Invochiamo il metodo prepare sull'istanza PDO. Passando come parametro la query ed andiamo ad effettuare le associazioni con i placeholder.
con il metodo bindParam, passando come primo parametro il placeholder, come secondo parametro la variabile che prenderà il posto del placeholder e come terzo parametro il tipo. Facciamo la stessa cosa per il token. Invochiamo il metodo execute e facciamo un controllo se è stata trovata corrispondenza o meno. Utilizziamo il metodo rowCount . Se rowCount dà come risultato 0 vuol dire che non è stata trovata corrispondenza, quindi facciamo return false. Se viene superato l'if vuol dire che è stata trovata corrispondenza, quindi dobbiamo impostare il campo attivato ad 1. E infine restituiamo true. Nel caso in cui sia stata sollevata un'eccezione, restituiamo semplicemente false. Ricapitolando, quando un utente effettua la registrazione, invieremo una mail a quell'utente con un link di attivazione. Il link di attivazione porterà alla pagina attivazione.php. Come prima cosa, nella pagina attivazione.php controlliamo la presenza del parametro id e token. Se è presente, invochiamo il metodo conferma registrazione, che andrà a controllare la corrispondenza dell'id e del token. Nel caso vi sia corrispondenza, quindi viene superato questo if, impostiamo il campo attivato di quell'utente ad 1. Quindi quell'utente sarà un utente registrato ed attivato. Potrà quindi effettuare il login nell'applicazione.